Oggi noi celebriamo il 77° anniversario della liberazione, che ci rievoca alla memoria due parole e valori fondamentali, liberazione e resistenza, valori che hanno ancora più significato in questo attuale momento storico che stiamo tutti vivendo con drammaticità per la gravità della situazione determinatasi in Ucraina. E quindi ancora una volta ribadiamo l'importanza e l'universalità dei valori della democrazia, della libertà, della dignità delle persone che ancora oggi celebriamo rievocando un momento storico, quello nostro della resistenza del 45 che portò a questa liberazione grazie anche all'apporto della nostra resistenza ai 250.000 uomini e donne che lottarono proprio per la liberazione dal nazifascismo e senza anche oltre le ideologie, quindi in un afflato che deve unire tutti e che ci deve vedere tutti protagonisti, speriamo per un futuro di pace per tutta la nostra Europa che in questo momento sta vivendo un momento veramente drammatico. I conflitti accompagnano comunque la storia umana e ogni volta che si verificano non è evidentemente mai una bella cosa. Purtroppo il nostro paese, come tutti gli altri, compresa l'ONU, le organizzazioni internazionali, cercano di mettere un attimino freno. Speriamo che ciò accada il prima possibile.